ragazzi, sono Barbie Xanax e siamo qui in hotel. Oddio, è troppo figo, quindi ve lo devo far vedere. Ah, qui c'è il bagno, molto chic, con questa maglietta di Decathlon. Guardate che eleganza. Lì c'è la mia schifezza, la roba mia. Poi questo qui è un super specchio. E io all'inizio ho detto, ma dov'è il bagno? Dov'è il bagno? Manca la tazza. Ma che cosa c'è? Un armadio? Che cosa c'è? Ed è... È un po' angusta, sinceramente, la tazza. Poi qui ci sono degli accappatoi super chic. Davvero la figa, una lesse da stiro. Le mie scarpe buttate lì. Fantastico. Specchio, tavolino, roba. E lì, fantastichissimo. C'è la vista. Qui c'è tipo il super mega letto. Qui c'è tutto il bagno. Vedete, un pochino tipo da, non lo so come si dice, da esibizionismo. E ora facciamo prova letto. Tizio in aereo che si era tolto le scarpe e gli puzzavano i piedi. Oddio, sono stanchissima, sono svegliata tipo quasi 20 ore. Oh, oddio. Sono da cosa di Chelsea Market. Questa è la mia vista dal mio letto. Guardate là il mio letto. È tipo un sogno. È un sogno. Perché è bellissimo. È come se, boh, non lo so, è come dormire all'aperto per avere tutti i comfort di quando stai al chiuso. È bellissimo. È come la sensazione che, non lo so, stiate dormendo su un balcone. È fighissimo. Non credo di poter mai vedere una cosa del genere, poter mai vivere una cosa del genere. È strano. La scarsa qualità della camera frontale è più clemente. Sono praticamente in piedi da quasi 24 ore. Perché io questa mattina mi sono svegliata alle 5. E in Italia adesso è quasi l'una. No, è l'una e mezza. 20 ore che sto in piedi. Tutte facendo cose. Perché sull'aereo non ho dormito niente. Boh, ero agitata. Ho fatto, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. E quindi non ho dormito per niente. 9 ore. Mi sono vista miliardi di film. Quasi Amici, che era un sacco che lo volevo vedere. Tutti ne parlavano benissimo. Mi è piaciuto, sinceramente. Mi ha fatto ridere. Una cosa che non succede praticamente mai. Sono una triste signora. Non fa ridere questo. Non fa ridere. E poi che cosa ho visto? Sicario. Cosa ho visto? Ho visto Monument Man. Lo volevo vedere un millennio. Anche quello ve ne parlerò. Ho due occhiali spaventose. Spaventose. Ho già comprato alcune cose. Ora quasi quasi ve le faccio vedere. Poi farò tipo l'haul generale. Però mi conviene farvele vedere adesso, perché dopo butto la carta. Insomma, diventano poco carine. Cioè, non è che mi posso portare tutto con la carta. Oggi mi volevo comprare il mondo. Sempre vorrei comprarmi il mondo. Sto qui, ve lo giuro, e mi sento veramente di fuoco. Non lo so, Cenerentola. Perché, cioè, nel senso, io posso capire, magari fa più effetto se tipo una ragazza viene da un piccolo centro, un piccolo paesino. Io vengo da Roma, insomma, non è che è proprio un buco. Certe volte sì, ho la sensazione che Roma sia piccolissima. Però, insomma, è una cosa abbastanza metropolitana. Però non credevo di poter vivere, tipo, boh, una camera così figa, così super, super... Non lo so, che vedi tutto l'Hudson così, che è come se dormissi sul mondo, in cima al mondo. Boh, è una cosa super, super bella, che non credevo mi potesse mai capitare, onestamente. E la cosa ancora più assurda, lo sapete qual è? È che praticamente io... 3 anni fa sono stata a New York, non so se ve li ricordate, i video, i vlog, eccetera, eccetera. E quando sono venuta qui c'era il cugino di Jacopo
E il cugino di Jacopo fa: "Oh, vi porto in un posto bellissimo, bellissimo, bellissimo." E in pratica ha chiesto tipo un favore, così, cioè, non mi ricordo bene, sinceramente. Insomma, ci ha portato su al bar, che è il bar di questo hotel. Per me era tipo una grazia, già che di straforo ci avevano fatto entrare al bar quando era chiuso, eccetera, eccetera, per vedere il panorama. Poter star qui, poter dormire con questo panorama, boh, mi sento veramente tipo, boh, My Fair Lady, non lo so. Boh, è bello e emozionante sotto vari aspetti. A volte dici: "Sì, vabbè, ma te pare che capita a me?" Cioè, ci sono delle cose che magari a voi potevano capitarvi, però non vi sono capitate perché, boh, io almeno sono una sfigata epica. Cioè, se può succedere qualcosa che va male, va male. Tra parentesi, mi si è rotta pure la valigia. Vedete là dietro come rimane la valigia? Mi si è rotta così. Quindi quando la porto divento tipo Quasimodo, ma passo tutto così perché non riesco a sollevarla, me la do sui piedi. E quindi la porto così, la strofino e me la do ugualmente sui piedi. Ma questo è un altro discorso. Parlo un sacco. Insomma, se mi poteva andare qualcosa male, mandava. Ma chi l'avrebbe mai detto? Cioè, ma sinceramente io in vita mia credo non avrei mai potuto vivere un'esperienza del genere. È veramente da dormenti con New York accanto. È tutta un'altra cosa. Io sono venuta qui 3 anni fa, come sapete. Però era diversa, non era in primavera, non ero sola. Questa cosa ve ne vorrei un sacco parlare perché boh, per me è stato veramente un oh mio Dio. E quindi ne possiamo parlare insieme. Tutto così strano, così sorprendente e così oh mio Dio, ma proprio a me. Questa cosa mi piace un sacco. Ora aspetto Mel, la youtuber spagnola, e poi andiamo, forse anche Mirella. Non ho chiesto, forse è anche lei youtuber, però lei è tedesca. E poi andiamo a mangiare schifezze. Anzi, vi faccio vedere cosa ho comprato. Ecco qua. Ora vi faccio vedere le cose che ho comprato. Allora, ho fatto fantastica spesa da due. La prima cosa, l'ho dovuta comprare perché sono una cretina. Vabbè, a parte l'acqua, c'era l'acqua, c'era, ce l'hanno data. Però io ho preso questa che c'ha, boh, sta cosa chic che mi ero fissata e quindi l'ho presa. Grandi emozioni. Poi che cosa ho comprato? Ah, ecco le altre cose che volevo far vedere. Ho comprato l'eyeliner perché io sono una scema, due. Ah no, black. Dicevo, ma vuoi scommettere che l'ho comprato tipo, non lo so, dorato e quindi non ci faccio niente perché mi sono dimenticata l'eyeliner a casa. Lo metto dopo nella valigia. Se è visto, la L'Oreal, l'ho preso, l'ho pagato, gigantesco, 11 dollari e 99, non so se poi alla fine ci sono le tasse. I don't know. Poi ho comprato una stronzata che credo siano tipo gomme, oddio, al gusto di strawberries. Dovrebbe essere, se non sbaglio, delle gomme al gusto tipo, oddio, come si chiamava quello là, variegato, ecco, in italiano variegato. L'altra cosa che ho preso era un burro cacao, perché pure questo, ho fatto, me lo porto come cavolo. E ciò, da quando sono uscita da lei, c'ho le labbra tipo secchissime, tipo boh, la spiaggia quando si secca. E volevo prendere gli EOS perché a me piacciono, l'avevo già presi. E ero indecisa anche sulla versione Walgreen che c'era gusto anguria. Però visto che c'era il petrolato, quindi non l'ho preso. E ho preso questo frutto della passione. Io quasi quasi mi sa che mi prendo tutti e tanti saluti. Stava a cadere. Se volete ve lo faccio vedere da vicino, ecco. C'era quello tutto colorato qua, c'era tipo le righette. Mi piaceva un sacco, però era gusto vaniglia. E l'altro cocco. Dei gusti un pochino troppo così. Adesso dopo me li sento nel naso. E poi dopo mi è tipo da... Non lo so. Beh, vedete quanta forza c'ho dopo 20 ore che sto in piedi. 20 ore, cioè. E poi ho preso queste, che le assaggerò quando ritornerò, e sono le M&M's nuove al gusto caffè e al gusto honey. Saranno buone, non lo so. Sono così anche perché ho preso un cappuccino, quindi si vede, mi ha svegliato tutto. Ora ve lo faccio vedere, ve lo faccio vedere cosa. Queste qua da vicino. Io sono un po' distrutta, scusate. Quasi devo bere, mi devo idratare. Ah, ma scusate, non avevo visto. Ma in pratica, mi hanno fatto una bustina. Sì, hanno scritto anche male il mio nome. Marcello? Marcello. Chissà che c'è scritto dentro. Magari tipo, oh ciao Barbie.
Sei fantastica, ma posso aprirla? Non è che me la fanno pagare. Ma voi non sapete, quando sono venuta qui a fare il check-in, mi hanno detto, ok, ci dai la tua carta di credito. Oh, ma non era tutto compreso. Mi era preso un colpo. Ma che carino, pregio. Global Sale. Welcome. Questa me la tengo, anche se non è proprio per me ed è per il signor Marcello. Però me la tengo. Mi sento per un attimo tipo quelli che fanno il viaggio d'affari, so tipo che ne so, boh, il super capoccia di Google, che lo mandano in giro e fanno, no, signor Google, mister Google, venga con noi, gli fanno le letterine, a me non me le faranno mai più, quindi è meglio che me la tengo. Veramente, sono in piedi da 20 ore, guarda, dopo quel cappuccino ora mi sento proprio... Basta! Guarda, nella tristezza, sono troppo stanca per andare fuori a mangiare. E quindi sto mangiando uno yo-yo molto bagato per non mangiare le cose del bar e poi mangiare, e cioè poi usare la gift card. Sto vedendo una cosa trashissima, che è tipo un uomini e donne in salsa hip hop, in cui c'è stata una sedizia super trash, con dei capelli improponibili, che insomma si incazzano, sono vestite tipo da sera, c'è stato tutto il pubblico che chiacchiera, e queste qua che fanno, ma io mi voglio vestire carina, però l'uomo mio deve pagare il bolletto. È una cosa assurda, boh. Lo yo-yo. Guardate che bello di notte. Tutta un'altra cosa. Sono a New York.